Il caso Grecia scuote i mercati e le borse tentano il rimbalzo dopo il crollo di ieri. Sale a 129 punti lo spread, attesa per la decisione della BCE se aumentare i finanziamenti all'ELA, il fondo di emergenza per aiutare le banche greche. Il governo greco chiede che sia consentito alle sue banche di incrementare gli acquisti di titoli del debito pubblico, richieste che dovrebbero essere accolte, anche se difficilmente l'Eurotower farà di più. Atene intanto fa sapere di aver versato al Fondo Monetario Internazionale 200 milioni di euro, ma la scarsa liquidità del governo potrebbe infatti rendere difficile il versamento di 750 milioni di euro al fondo previsto per il 12 maggio. Dopo aver puntato il dito contro le divergenze e le contraddizioni sulle richieste dell'Unione Europea e del Fondo Monetario Internazionale, sostenendo che ne derivano veti incrociati che impediscono un compromesso, il ministro delle Finanze greco Varoufakis incontra a Roma Piercarlo Padoan. La tappa nella capitale fa parte di un giro di visite tra grandi capitali europee nel tentativo di trovare appoggi. Per Varoufakis non ci sarà infatti un accordo finale fra la Grecia e le istituzioni creditrici alla prossima riunione dell'Eurogruppo l'11 maggio. Avremo certamente una discussione fruttuosa che confermerà che sono stati fatti dei grandi progressi e faremo un altro passo avanti nella direzione di un accordo finale, ha spiegato al termine di un incontro a Bruxelles con il commissario UE agli affari economici Pierre Moscovici. Piazze piene contro la riforma della scuola, ma il governo non intende cedere alla piazza. Palazzo Chigi ascolterà nel merito le ragioni di questa manifestazione, ha detto Renzi a Trento, sottolineando che quello della scuola è il tema chiave, definendosi pronto a incentivare l'autonomia. Ma intanto dagli uffici del sottosegretario all'istruzione David Faraone trapela qualcosa. I tecnici limeranno la riforma, come già anticipato a fine aprile dal Premier. La prima mediazione sarà proprio sul contestato ruolo del preside. Non verrà modificata la figura, ma ci saranno dei contrappesi. Resterà lui a redigere il piano dell'offerta formativa, ma dovrà poi essere approvato dal Consiglio d'Istituto. Un passo avanti si avrà sui precari, come già anticipato dai tecnici del PD in commissione alla Camera. L'obiettivo è quello di eliminare le graduatorie, prevedendo il concorso per la seconda fascia. Per i precari che temevano, dopo la sentenza UE, di perdere il lavoro dopo 36 mesi, verrà introdotto il principio che le 36 mensilità scatteranno a partire dall'entrata in vigore del disegno di legge. Non si toccano invece gli sgravi per chi scrive i figli alla privata e il 5 per 1000 agli istituti. Attesa per la firma del capo dello Stato sull'Italicum. La riforma elettorale è giunta questa mattina al Quirinale, dopo che il Presidente del Consiglio ha posto la sua firma al testo. Una firma importante, scrive su Twitter il Premier, postandone la foto, che dedica a tutti quelli che ci hanno creduto. Apriremo a modifiche su tutte le riforme, annuncia Tonini, vice capogruppo del PD al Senato. Ma se la minoranza Dem non accoglie l'offerta, non resta che aprire l'altro fronte, ritornare a dialogare con le opposizioni, in particolare con Forza Italia. Per il Partito Democratico tornare al Senato elettivo, come chiede la minoranza Dem, non è possibile per ragioni tecniche e politiche, ma il governo potrebbe cambiare le modalità con cui i consigli regionali eleggono i senatori, tra le ipotesi in campo quella di segnalare i candidati consiglieri che diventerebbero anche senatori, magari con un listino a parte, o scegliere i futuri senatori tra i consiglieri regionali più votati. La Lega si dice pronta al referendum, così come Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Siamo stati i primi a studiarne l'ipotesi, ovviamente non di un referendum parziale ma di un referendum totale. Il parziale sarebbe come mettere un dolcificante su un cibo avariato. Stiamo analizzando insieme agli esperti, se non dovesse essere fattibile utilizzeremmo altre strade, quale ad esempio ricorso alla Corte Costituzionale. Ma la spaccatura maggiore è quella interna al PD. Io credo che sia impossibile parlare di ricucitura dopo uno strappo voluto dal segretario e dal Premier, che poi sono la stessa persona. Nei giorni successivi, peraltro, da Palazzo Chigi sono arrivati messaggi contrastanti. Da una parte si dice che si vuole riaprire un confronto, dall'altra si leggono titoli in cui lui ci avrebbe distrutti, avrebbe mortificato le minoranze. Quello che è successo settimana scorsa è insuperabile. Chi non ha dato la fiducia sull'Italicum non dovrebbe darla più. Io farò così. Io non ho più un rapporto fiduciario con questo governo, non ne condivido metodo e merito. Mi rendo conto di essere una posizione isolata all'interno del Partito Democratico, però insomma nella vita a un certo punto bisogna anche prendere una decisione. Gli ultimi passaggi riguardano quello che sta succedendo al Senato, anche lì c'è un'elaborazione in corso. Finite queste consultazioni e riflessioni comuni, decideremo che strada prendere. Pippo Civati è pronto ad uscire, lo strappo più volte annunciato sembra essere pronto, ma non sarà di certo il Premier segretario a fare il primo passo.
ma non ce lo diranno mai, è il partito di tutti dentro, ormai si va da Gennaro Migliore agli amici di Verdini, insomma, che si dicono essere pronti a entrare nel Partito Democratico. È il partito della nazione che sbaraglia le classiche tradizionali categorie della politica, non c'è più né destra né sinistra, si fanno cose che poi vengono platealmente smentite non solo dalle piazze, però insomma la citerei, la piazza di ieri della scuola era una piazza ricchissima, ma anche da persone che hanno sempre votato il Partito Democratico e che ci chiedono cosa sta succedendo. Dal fronte delle opposizioni, Nichi Vendola si dice disposto a sciogliere i gruppi di SEL per crearne di nuovi insieme a tutti gli anti-Renzi del PD. Un'offerta che al momento non viene accolta dagli altri componenti della minoranza, come Stefano Fassina, che sta valutando la situazione. I 40 deputati che hanno votato contro l'Italicum, così come faranno quasi tutti i dissidenti del Senato, non intendono per il momento lasciare il partito. Non c'ho parole, non c'ho parole, perché dopo 13 anni di LSU, che comunque dentro casa mia entrava uno stipendio, anche se minimo, perché io sono monoreddito vedova, ho creduto in questa stabilizzazione. Invece dopo 3 anni siamo andati sotto cassa integrazione e poi adesso a casa, e questi politici si sono lavati le mani come Pilato. Io non l'accetto, questa cosa non l'accetto. Se ora ci fosse stato qui il sindaco Pietrangeli e il presidente della provincia Rinaldi, cosa gli direbbe? Quello che gli ho detto il giorno del consiglio provinciale a Rinaldi, gli ho detto: presidente, di uno come lei non abbiamo che fare, se ne vada a casa. Questo gli ho detto. Com'è la situazione? Che ne pensate? Questa politica che vi ha scaricato? La situazione da un punto di vista anzitutto dell'etica è drammatica. Parliamo di alcune persone che non ci mettono la faccia e per essere un pochettino spiccioli ci hanno rifilato il pacco. Si dovrebbero vergognare come ladri e assumersi le proprie responsabilità. Punto, non ho altro da dichiarare. Che ne pensa? È drammatica, è un dramma sociale che non... nessuno affronta niente, la politica zittita, non... Aspettavate che oggi tutti al centro-sinistra non veniva in consiglio comunale per ascoltarvi? Uno se l'aspetta, come fai ad aspettartelo? Cioè, ci avranno avuto i loro motivi, no? Io non metto in dubbio il loro operato, staranno a fare qualcosa si muoverà. Tutti insieme? Io spero che tutti uniti, perché Rieti come città è finita. E la politica, se continua a fare battibecco l'uno con l'altro invece di fare il bene comune, ecco dove siamo arrivati. Devono fare qualcosa di buono per Rieti. Qualsiasi, rossi, verdi, gialli, quelli che sono, invece stanno a fare ancora la guerra prima della guerra, del dopoguerra, si sono fermati, quello è rosso, quello è bianco, quello è giallo. Devono lavorare e devono creare lavoro a Rieti. Allora, argomenti oggi come il gomma rotaia, come risorse Sabine, ma il centro-sinistra non è venuto in consiglio comunale, come commenta? Per un certo verso ce lo aspettavamo anche, perché la covardia di questa amministrazione ormai è nota. Di fronte ai problemi seri non si presentano. Ci hanno dato l'altro giorno dei vili per aver fatto una conferenza stampa in cui richiamavamo i tanti appunti fatti dalla Iovinella quando è andata via all'amministrazione comunale attuale, in cui diceva che non c'è trasparenza, non c'è rispetto delle regole sugli appalti, eccetera, eccetera. Ci siamo sentiti dire dal sindaco che siamo stati vili nel rimarcare questi fatti. Io credo che un vero atteggiamento vile sia quello di non presentarsi di fronte a 106 lavoratori che stanno per andare a casa. E 106 lavoratori che non vanno a casa per una crisi del mercato, perché fanno parte di aziende che sono nate per volontà della provincia di Rieti, per volontà del centrosinistra, che oggi li sta mandando a casa, e quindi sono loro i veri responsabili, sono loro chiamati ad affrontare il problema. È facile andare a portare solidarietà, come è giusto che sia, nelle aziende che chiudono, ma quando chiude una tua azienda e hai la responsabilità personale di far fronte ad un problema, è da vili non presentarsi, è da codardi non presentarsi, non avere un atteggiamento di confronto con le parti sindacali per cercare una soluzione al problema che coinvolge 107 famiglie e i loro familiari, peraltro. Insomma, siamo in un momento di grande crisi, queste cose
quantomeno vanno affrontate, vanno cercate le possibili soluzioni, e un'amministrazione comunale non può evitare di confrontarsi, non può evitare i tavoli di confronto, e non può il capoluogo di provincia soprattutto non può non avere un ruolo importante, determinante nel mettere in un tavolo gli attori principali, la regione, la provincia, per quello che la provincia è oggi, voglio dire. Quindi ci aspettavamo quantomeno la capacità di venirsi a confrontare, la forza di venirsi a confrontare, di condividere un percorso anche con la minoranza per cercare di trovare una soluzione ai problemi della gente. Sonia Cascioli, Fratelli d'Italia, è una situazione imbarazzante, oggi tutto il centro-sinistra assente, non su fatti di politica, sui problemi concreti della città e della provincia. Assolutamente sì, imbarazzante e soprattutto grave, perché a breve uscirà il comunicato stampa che ha fatto la maggioranza per giustificare l'assenza in blocco questa mattina nell'aula consiliare, e vi posso dare come anticipazioni i contenuti di questo splendido comunicato, una perla di saggezza che praticamente ha derubricato gli argomenti che erano oggi all'ordine del giorno, vale a dire ASM, risorse sabine e il problema del trasporto su ferro-gomma, l'interscambio ferro-gomma, ha delle mere demagogie e strumentalizzazioni da parte della minoranza. Allora, se questi temi per questo governo cittadino e per questi consiglieri comunali di maggioranza sono delle strumentalizzazioni, al di là del fatto che il comune su alcune di queste tematiche non sia direttamente competente a deliberare, ma in ogni caso può farsi promotore e parte attiva presso la filiera politica in provincia e in regione, che è tutta di sinistra, ricordiamocelo, bene, se queste argomentazioni per questa maggioranza sono strumentalizzazioni e sono demagogie, ci chiediamo a che cosa serve questo governo, a che cosa sta facendo, quali sono i temi che gli interessano. Probabilmente solo garantire la propria sopravvivenza e percepire il 27 del mese la propria indennità assessorile. Punto, non ci sono altre argomentazioni a mio parere. Io credo oggi una grandissima mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini in primis e nei confronti poi chiaramente dei rapporti istituzionali rispetto a una minoranza che comunque si è presentata. Se avevano intenzione, così come è stato in seguito alla riunione che hanno fatto ieri sera i gruppi di maggioranza, di non presentarsi in consiglio comunale, potevano dichiararlo già il giorno prima. Antonio Parelli, la situazione sta degenerando, cioè un centrosinistra che non si presenta in consiglio comunale nel comune capoluogo di provincia non per vicende partitiche o di politica, ma su problemi così concreti come può essere lo scambio gomma rotaia che lascia a piedi pendolari, risorse sabine che sta chiudendo, arrivano notizie drammatiche anche sul fronte Sabina Universitas. Il tema credo non sia più quello della sensibilità della politica, ma sia quella della capacità della politica di affrontare le problematiche. La preoccupazione che lei evidenzia è sicuramente una preoccupazione generale. Il mondo del lavoro in questo momento è sicuramente in una crisi profonda, e non prendere la responsabilità sulle proprie spalle per affrontare temi rispetto a società che stanno chiudendo con le conseguenze notorie per le famiglie che ne vengono occupate, mi sembra sinceramente un'antipolitica. Io mi auspico che ci sia un ravvedimento su questo, perché è una tematica da portare avanti in maniera bipartisan. Non si può definire il problema del lavoro un problema di sinistra, un problema di destra. Certo, resto perplesso ed anche amareggiato dalla valutazione che in un momento di evidenziazione pubblica in un consiglio comunale di una problematica come quella di risorse sabine, oggi più che mai di primo impatto per il nostro tessuto sociale, la maggioranza del comune non compaia. Io credo che veramente siamo ad un punto di stallo dove l'amministrazione si stia avvolgendo su se stessa senza avere più un punto di riferimento. Non ne sono assolutamente lieto, l'interesse politico retrocede rispetto all'interesse primario che è quello della tutela del lavoro. Mi auguro ed auspico quindi che si possa fare un ragionamento sereno su questo, coinvolgendo la destra, la sinistra e tutti coloro che possono avere un ruolo in questa partita.
ti sembra tornare a guardare in faccia la realtà con la vicenda del Consiglio Comunale annullato che aveva all'ordine del giorno la vicenda di risorse sabine dello scambio rotaia-gomma del collegamento con Roma? Purché alle parole seguano i fatti, si torna a fare quello che andrebbe fatto sempre. C'è un problema? Occorre una soluzione. Così Antonio Polidori della CGIL. E la soluzione quasi mai è il risultato di un esercizio spirituale, ma la paziente ricerca del consenso, il confronto ed il rispetto. È chiaro che questa ricerca fa correre il rischio di arrivare a delle conclusioni sgradevoli, soprattutto per il potere dei pochi nei riguardi dei molti. Prendete ad esempio la questione della riforma Fornero, che mi pare un ente morale come la Corte Costituzionale ha decretato illegittima per alcuni versi, illegittima cioè in contrasto con la Carta Fondamentale dell'Italia e la Costituzione Repubblicana. Anche qui coincidenza di tempi, ancora nessuno si è spinto a dichiarare folle il fatto che uno che ha versato soldi ad un fondo pensione, contributi per tutta la vita lavorativa per almeno 43 anni, si rassegna ad avere una pensione da fame per i giorni che gli restano da campare passati 67 anni. Ve lo immaginate un macchinista delle ferrovie, continua Antonio Polidori, o un medico anestesista, un conducente di autobus o un professore insegnante a 67 anni al lavoro? O forse più semplicemente prima o poi dovremo affrontare il problema della redistribuzione della ricchezza? Ecco un po' di quello che sta succedendo a Rieti, ha concluso Antonio Polidori della CGIL. Dopo aver svenduto un po' di tutto in cambio di qualche posto di potere, oggi tocca un attimo mettersi seduti con pari dignità e immaginare come se ne esce. Le amministrazioni di centrodestra dei comuni di Terracina e Latina sono in piena crisi politica. A Terracina il sindaco Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia è stato sfiduciato dopo le dimissioni di 13 consiglieri. A porre fine all'avventura politica di Procaccini sono stati PD e Forza Italia, ma si sono dimessi anche tre esponenti dello stesso partito politico dell'ormai ex sindaco, i consiglieri Di Mario, Scirocchi e Azzola. A breve il comune verrà commissariato. Rischia la medesima sorte il sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi. Su proposta del PD anche Forza Italia si è aggiunta nel presentare una mozione di sfiducia. Ad istituzionalizzare la crisi politica hanno contribuito le firme del nuovo centrodestra e di UDC. In giornata è prevista una riunione per ufficializzare il provvedimento e portarlo in consiglio comunale. È possibile una ricucitura in extremis, ma la situazione non lascia presagire nulla di positivo per l'amministrazione Di Giorgi. L'aria pesante che si respira in queste ore è la stessa ormai da diversi mesi. Un esempio che testimonia il precario equilibrio della giunta è sicuramente l'episodio dello scorso novembre. In quell'occasione il primo cittadino aveva rassegnato le dimissioni, tornando poi sui suoi passi. Il 12 novembre, in una lettera pubblica alla cittadinanza, lo stesso sindaco spiegava i motivi del ritiro delle sue dimissioni, non nascondendo i gravi problemi all'origine della sua scelta. Sembrerebbe inoltre aggiungersi alla lista dei comuni in crisi anche Cisterna. Le voci tuttavia non hanno ancora nulla di ufficiale. A pesare sulla situazione di questi comuni è l'imminente rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione della società mista Acqua Latina. L'assemblea che ridefinirà il CDA della società è prevista per il prossimo 14 maggio e i comuni privi di amministrazione rischiano di non poter esprimere il proprio voto. Dopo una votazione al cardiopalma, la Camera dei Deputati, con 334 voti favorevoli e 61 contrari, ha approvato la nuova legge elettorale. Ma cosa prevede? L'Italicum 2.0 entrerà in vigore solo nel luglio 2016, per avere il tempo di approvare anche la riforma costituzionale, che prevede un Senato non più elettivo. Premio di maggioranza, 340 seggi su 630, sarà assegnato alla lista che supera il 40%. Se nessun partito raggiunge tale percentuale, si farà un secondo turno tra i due partiti più votati per l'assegnazione del premio. Gli altri partiti si ripartiscono i 290 seggi rimanenti sulla base della percentuale di voti. Sbarramento, entrano alla Camera tutti i partiti che abbiano superato il 3%.
collegi, l'assegnazione dei seggi della Camera avviene proiettando la percentuale dei partiti ottenuti a livello nazionale su 100 collegi, in ognuno dei quali sono eletti 6 o 7 deputati. Preferenze e capilista. Nei 100 collegi ciascun partito presenta una lista di 6 o 7 candidati. Il capolista è bloccato, cioè eletto automaticamente se scatta il seggio, mentre le preferenze valgono solo per gli altri candidati. Erasmus. Potranno votare per corrispondenza i cittadini italiani all'estero per almeno 3 mesi o per motivi di studio, come l'Erasmus, per lavoro o per cure mediche. Voto di genere. Sono possibili solo 2 preferenze, purché la seconda sia di genere diverso dalla prima. Se le 2 preferenze sono dello stesso sesso, la seconda è annullata. Alternanza uomo-donna. Le liste devono essere composte in modo da alternare un uomo e una donna in ogni circoscrizione. I capilista di un sesso non devono essere superiori al 60% del totale. Multicandidature. È possibile che un candidato si presenti in più collegi, fino a un massimo di 10. Scheda. La scheda vedrà al fianco del simbolo di ciascun partito il nome del capolista bloccato e 2 spazi dove scrivere le eventuali preferenze. Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. In queste regioni si vota con i collegi uninominali come il Mattarellum. Tra le polemiche e l'aventino delle opposizioni, l'Italicum ottiene il via libera definitivo della Camera, un impegno mantenuto per Matteo Renzi, che ora analizza la situazione che si troverà davanti in Senato quando la riforma costituzionale dovrà affrontare la terza lettura. I 334 voti a favore alla nuova legge elettorale, una maggioranza troppo ristretta, tradotti al Senato potrebbero mettere in pericolo la tenuta del governo. Io penso di no. Noi abbiamo fatto una buona legge elettorale, l'abbiamo fatta anche con qualche fatica all'interno del PD, ma adesso approvata. Dopodiché il Partito Democratico è un partito unito che va avanti sulla strada delle riforme e va avanti nell'interesse del Paese, lo dimostreremo coi fatti. Conseguenze politiche pesanti per Forza Italia e Lega Nord. La legge elettorale è lo strumento principale attraverso il quale dovrebbero costruirsi democrazie solide, sane e mature. L'Italicum è lo strumento principale a uso e consumo delle maggioranze del momento per consolidare e accrescere il loro potere attraverso la polverizzazione, la frammentazione delle minoranze. Cambiare è giusto, innovare è sacrosanto, ma Renzi e il PD non stanno né cambiando né innovando, stanno semplicemente calpestando le istituzioni per accrescere e gestire il loro potere. L'unico cambiamento c'è per Renzi e per i sodali di Renzi, che cercano di garantirsi più poltrone possibile. Purtroppo invece per i nostri cittadini le cose continuano a peggiorare, la disoccupazione aumenta, le imprese chiudono, le famiglie non arrivano a fine mese. È un governo irresponsabile che pensa solo ai propri giochi di potere e non a risolvere e affrontare la crisi che stanno vivendo la nostra gente, le nostre imprese e tutte quelle famiglie che purtroppo vivono la crisi sulla propria pelle. Non è d'accordo Maurizio Lupi di Area Popolare, per il quale la legge elettorale appena approvata va nella giusta direzione e accusa il centrodestra di non essere in grado di presentare una proposta politica alternativa a quella del Partito Democratico. Ma come ci sono stati i numeri per la legge elettorale, ci sono assolutamente i numeri anche per le riforme costituzionali. Io credo che Forza Italia dovrebbe fare una riflessione seria verso se stesso. Ha partecipato e ha contribuito sia nella riforma costituzionale che nella legge elettorale fino al Senato a cambiare questo Paese. Penso che debba riflettere al Senato di contribuire al cambiamento della riforma costituzionale, ma noi abbiamo detto sin dall'inizio che sia che ci siano i 2/3, sia che non ci siano, crediamo che la riforma costituzionale debba essere sottoposta al referendum. Quindi c'è grande disponibilità da parte del governo a lavorare per cambiare la riforma costituzionale e credo che al Senato, pur essendoci i numeri, si debba dialogare per pensare a come la riforma costituzionale possa completarsi con la legge elettorale. Ora il testo è atteso al Quirinale, che dovrà valutarlo. Sulla valutazione c'è il più stretto riserbo, ma fonti parlamentari sottolineano come sia probabile che il Colle, ormai da tempo a conoscenza del testo, che è di fatto pubblico da settimane, licenzierà la nuova legge elettorale nonostante l'appello a non firmare delle opposizioni. Già pronta la richiesta di un referendum abrogativo della legge, condiviso da Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Ho proposto di
immaginare un'azione referendaria per abrogare questa legge elettorale. L'Italia ha bisogno di una legge elettorale nuova, funzionante, che possa garantire un'alternanza tra maggioranza e opposizione, ma non ha bisogno e non può avere bisogno di una legge elettorale come l'Italicum, che garantisce la predominanza di un unico partito, un premio di maggioranza abnorme nel caso in cui dovesse andarsi al ballottaggio e la polverizzazione di tutte le opposizioni, che diventerebbero irrilevanti in spregio e in barba al principio sacrosanto di una democrazia come la nostra, che è quella del pluralismo politico. Siamo assolutamente d'accordo, anche perché l'idea arriva dal Movimento 5 Stelle. A differenza di Forza Italia, o come Forza Italia, stiamo valutando, sentendo il maggior numero di esperti possibile, la fattibilità, perché a noi non interessa un referendum parziale, ma interessa un referendum totale. Rinviato il via libera definitivo al disegno di legge Ecoreati. La Camera ha approvato gli emendamenti che sopprimono il divieto dell'airgun, la norma introdotta al Senato contro l'uso della tecnica per la ricerca di idrocarburi sui fondali marini tramite esplosivo. Un rinvio che ha subito sollevato la polemica. Le associazioni di settore chiedevano infatti che il testo fosse approvato così com'era. Il provvedimento dovrà ora tornare a Palazzo Madama. Per il ministro dell'Ambiente Galletti si tratterà dell'ultimo passaggio parlamentare e non è escluso che venga posta la fiducia. Avrei preferito che oggi fosse la giornata definitiva per approvare un provvedimento atteso da moltissimo tempo. Il governo ha preso un impegno molto chiaro che, cambiando solo la misura sull'airgun, il Senato lo approverà in poche settimane. Questo nulla toglie al fatto che questo provvedimento, quando andrà in porto, penso sarà uno dei provvedimenti di cui ci ricorderemo. Io non so quante delle cose che votiamo fra 10 anni saranno cose importanti. Questa sì, perché per la prima volta si introducono reati importantissimi per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini: il disastro ambientale, lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi, la mancata bonifica, aggravanti quando queste sono segnate dalla presenza di attività mafiose. Si cambia rotta. Se fosse stata in vigore questa legge, vicende come quelle dell'Eternit a Casale, di Bussi, di Taranto, della Terra dei Fuochi, non sarebbero andate come sono andate. Per questo io penso che il grande lavoro comune che è stato fatto in Parlamento può arrivare a un risultato che in futuro segnerà un'Italia migliore. Il governo si è infatti impegnato ad approvare definitivamente il disegno di legge sugli ecoreati entro maggio. Ce lo chiedono, sostiene Galletti in aula, le vittime delle grandi distruzioni ambientali. Ce lo chiedono le associazioni ambientaliste, ma soprattutto ce lo chiede la gente. Un valore storico per le politiche ambientali del Paese, dice il ministro della Giustizia Orlando, che rinnova il suo impegno affinché la legge venga subito approvata a Palazzo Madama. Ma per le opposizioni il ripensamento del governo contro il parere del relatore è una cessione alle lobby dei petrolieri. Beh, chi sta stappando lo spumante in questo momento sono i petrolieri, felici e contenti di aver modificato una norma che è perfettamente ad arte per loro, perché l'unica modifica che è stata fatta per loro. Noi volevamo modificare su moltissimi altri aspetti, perché questa norma per noi non è perfetta, va bene? Non è perfetta minimamente, tant'è vero che abbiamo chiesto eventualmente di modificarla nel collegato ambientale, in altri provvedimenti, però volevamo che oggi fosse approvata questa legge, e hanno modificato solo dove? Esattamente dove si fa il grandissimo favore ai petrolieri, dove i cetacei, i poveretti, verranno rimasti come a bocca chiusa, perché lo sappiamo, perché moriranno, perché purtroppo per fare le prospezioni petrolifere nei nostri mari utilizzano una tecnica che è dannosissima per la nostra fauna ittica, dannosissima, e non solo, ma ricordiamoci anche che noi abbiamo un territorio che è assolutamente a rischio sismico. Ma perché dobbiamo continuare a fare prospezioni con queste tecniche? Benissimo, allora noi diciamo che per noi sostanziale è che oggi Renzi ha piegato la testa ai petrolieri. La posizione del Movimento 5 Stelle è quella che noi non crediamo ai tempi che il governo ci ha detto di rispettare. Non ci crediamo per il semplice fatto che abbiamo dovuto aspettare 2 anni affinché questa legge arrivasse a questo punto. Ora, per un cavillo, questa legge tornerà al Senato e non sappiamo che tempi ha. Poche settimane cosa vuol dire? Noi abbiamo un'interruzione dei lavori una settimana prima delle elezioni regionali e quindi fra pochissimi giorni, quindi già l'impegno di maggio è saltato. Se ne parlerà a giugno, poi c'è l'interruzione estiva, semplicemente non ci crediamo. Questo cavillo poteva essere risolto con un decreto legge, almeno uno che avesse un senso, oppure con una proposta di legge firmata da coloro che hanno presentato questo emendamento, e già domani potevamo realmente dire di avere una legge contro il reato ambientale.
locali. I poteri forti non hanno voluto, evidentemente. Ma un'altra cosa, fino a stamattina, fino a quando sono stati dati i pareri dal Comitato dei Nove su tutti gli emendamenti, il parere era favorevole. Poi arriva il governo e cambia idea e lì si stravolge tutto. E allora non possiamo credere a un governo che fino a stamattina a circa le 11 era tutto d'accordo e pacifico, poi ha cambiato idea. Perché? Non ce lo vuole dire. Incassato il via libera alla legge elettorale, ora si passa alla riforma sulla scuola. Docenti e studenti in piazza contro la riforma di Renzi. Tra i punti contestati, l'incompletezza del piano assunzioni, l'eccesso di potere affidato ai presidi, il legame più stretto tra scuole e aziende. Governo e maggioranza difendono il provvedimento, ma lasciano la porta aperta al dialogo. Non c'è un prendere o lasciare, ha detto ieri il ministro Maria Elena Boschi. Se ci sono modifiche da fare, le faremo, non c'è chiusura totale. Il disegno di legge dovrebbe arrivare in aula a Montecitorio il 15 maggio, mentre il via libera è atteso per martedì 19. Dopo una lunga campagna d'ascolto continueremo a farlo anche rispetto alle proteste della piazza. Chiediamo una buona scuola, la vogliamo, abbiamo messo grandi risorse economiche, vogliamo combattere il precariato, vogliamo che gli insegnanti e gli studenti possano contribuire al futuro dei nostri figli. Non si colgono gli aspetti innovativi della riforma per il ministro Giannini, che sottolinea come le prese di posizione siano una mera campagna elettorale per fare della buona scuola una battaglia politica. Combattiamo l'ostruzionismo, cerchiamo il confronto, aggiunge e ricorda come i sindacati, oggi in piazza, siano stati ascoltati per ben 3 volte da settembre a gennaio. Alle accuse sull'eccessivo potere dei presidi risponde: i presidi sceriffi non esistono, esistono dirigenti di istituto che dovranno obbedire a quella che chiamiamo l'etica della responsabilità, figure che avranno la delega alla sintesi finale, alla decisione, attraverso strumenti che già possiedono ma che non sono stati mai applicati, una garanzia fondamentale per le famiglie. L'autovettura era intestata ad un ente pubblico e recava in bella mostra la luce lampeggiante blu sul tettuccio con le scritte sulle fiancate. Un veicolo sponsorizzato a tutti gli effetti, come a tutti gli effetti avrebbe dovuto essere impiegato per i servizi istituzionali di interesse pubblico, cioè a beneficio di tutta la collettività. Solo che il dipendente, che ne aveva per ragioni del suo ufficio la disponibilità, come accertato dai militari nel corso di prolungati servizi di pedinamento ed appostamento, la utilizzava per fini privati, in particolare per recarsi dall'ufficio alla propria abitazione, distante circa 30 km e viceversa. Oltre a ciò, il nucleo mobile della compagnia Guardia di Finanza di Rieti ha anche riscontrato false percorrenze chilometriche, discordanze tra l'orario di servizio scaricato nelle scritture di servizio ufficiali con quello realmente effettuato. In un caso il funzionario, che sempre dalle scritture di servizio ufficiali avrebbe dovuto essere da tutt'altra parte, era invece presso il proprio cortile di casa a svolgere diverse funzioni domestiche. Il pubblico dipendente, che fra l'altro riveste la qualifica di pubblico ufficiale, è stato così denunciato dai finanzieri alla Procura della Repubblica di Rieti per svariati reati, tra i quali la truffa, il peculato ed il falso in atti pubblici. Abbiamo fatto l'accordo che prevede la reindustrializzazione del sito di Lo Schneider di Rieti. Era il primo obiettivo che ci eravamo prefissi come organizzazioni sindacali, che dopo 2 anni di lotte, che ha visto coinvolti tutti i lavoratori, tutte le istituzioni locali, a diversi livelli, addirittura in Francia e quant'altro, e possiamo dire che abbiamo raggiunto quell'obiettivo, che è quello della reindustrializzazione. Così Giuseppe Ricci della CISL di Rieti, che ha sottolineato l'aspetto più importante ora è la realizzazione del piano condiviso al Ministero, considerando 2 anni di start-up e 3 per le commesse. Quindi questo è un periodo di 5 anni che come organizzazioni sindacali dovremmo monitorare costantemente in modo tale che venga realizzato l'impegno previsto in quel piano, che non dimentichiamo riguarda l'occupazione di tutti quanti i lavoratori. Quindi adesso nei prossimi giorni ci sarà un confronto con i lavoratori, ma adesso la palla passa ai lavoratori che dovranno decidere, e noi speriamo e siamo convinti che abbiamo fatto un buon lavoro che possa prevedere l'occupazione e quindi tornare al lavoro anche in questa azienda.